Spiegazione teologica del Catechismo di San Pio X di Padre Carlo Tommaso Dragone. Parte prima. 94. Ora Gesù Cristo è solamente in cielo? Ora Gesù Cristo non è solamente in cielo, ma come Dio è in ogni luogo e come Dio è uomo, è in cielo e nel Santissimo Sacramento dell'altare. Gesù Cristo non è solamente in cielo, ma come Dio è in ogni luogo. Gesù Cristo è la seconda persona della Santissima Trinità, Dio come il Padre e come lo Spirito Santo. Essendo Dio, egli è immenso ed è in cielo, in terra e in ogni luogo. È come Dio e come uomo. È in cielo. La sacra umanità di Gesù Cristo, inseparabilmente unita al Verbo nell'unità di persona, fu assunta in cielo nell'ascensione e siede alla destra di Dio. L'espressione evangelica siede alla destra di Dio va intesa metaforicamente e significa che Gesù è nel pieno e pacifico possesso della sua gloria divina ed eterna. Così diciamo che il re siede sul suo trono quando la nazione è in pace. È evidente che il sovrano non è perpetualmente e materialmente seduto sopra il trono. Gesù Cristo in cielo è la gloria e il gaudio degli angeli e dei santi e intercede continuamente per noi. Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Dalla prima lettera di San Giovanni 2:1. E nel Santissimo Sacramento dell'altare. Gesù, nell'ultima cena, istituì il mirabile sacramento dell'Eucaristia, che contiene il suo corpo e il suo sangue, unitamente alla sua anima e alla sua divinità, e comandò che questo sacramento fosse perpetuato nella Chiesa. Nell'Eucaristia vi è dunque Gesù Cristo, Dio e uomo, in corpo, sangue, anima e divinità, e realizza la sua promessa di non lasciarci orfani e restare con noi fino alla fine dei secoli. Riflessione. Che dolci verità sono enunciate nella presente risposta. Gesù Cristo è in ogni luogo, dunque, egli è in noi, vivo, vero, reale. Egli è dovunque e mai ci abbandona e mai possiamo sottrarci alla sua presenza. È alla destra del Padre e intercede per noi. In Lui è la nostra sufficienza, nelle nostre relazioni con Dio. Egli è nel Santissimo Sacramento dell'altare e noi possiamo andare a Lui, riceverlo in noi, nutrirci della sua carne, dissetarci del suo sangue. Esempi. Martirio di Santo Stefano. Atti degli Apostoli 7, 54, 60. 2. Muore sul Monte dell'Ascensione. San Bernardino da Siena racconta questo episodio. Un gentiluomo si recò in Terra Santa a visitare i luoghi santificati dalla presenza di Cristo mortale. A Nazareth visitò i luoghi dove il Verbo si fece carne, dove visse la Madre Divina, dove Gesù abitò per 30 anni nel nascondimento e nel lavoro.
A Betlemme non finiva di baciare, prostrato, il pavimento di quella grotta in cui il santo bambino aveva versato le prime lacrime della sua amarissima vita e fece udire i suoi primi vagiti di infante. Il pio pellegrino era così infervorato che gli sembrava di sentirsi e vedersi sempre al fianco il Redentore dolcissimo nel suo pellegrinare da una regione all'altra, dalla Giudea alla Galilea e alla Samaria, nel suo meditare lungo le rive del Giordano e sulle sponde del lago di Tiberiade. Tornato a Gerusalemme, con il cuore che soffriva lo schianto della morte, visitò i luoghi della passione e della morte. Dal cenacolo passò nell'orto degli ulivi, alla casa di Caifa, al pretorio di Pilato, alla casa di Erode e nuovamente al pretorio. Sul Calvario, a stento il cuore reggeva. Qui il mio Gesù fu spogliato delle vesti e confitto in croce. Qui fu rizzata la croce. Qui egli morì tra immensi spasimi. Qui il suo corpo santissimo riposò nel sepolcro. Bagnava con le lacrime quei luoghi che avrebbe voluto lavare con il suo sangue. Infine, visitò la chiesa dell'Ascensione sopra il Monte degli Ulivi. Gli sembrò di vedere il buon maestro prendere commiato dai discepoli. Baciò più e più volte la pietra sulla quale, secondo ciò che riferisce una tradizione, sono impresse le orme dei piedi divini di Gesù, che vi avrebbero poggiato l'ultimo istante prima di sollevarsi al cielo. Ardendo di un ineffabile desiderio di seguire Gesù nell'ascesa al cielo, come lo aveva seguito nel suo pellegrinaggio per i luoghi della sua vita mortale, rivolsi al Signore questa infuocata preghiera. O Gesù, o amor mio, dove andrò io adesso? Ho visitato tutti i luoghi da voi santificati durante la vostra vita mortale. Vi ho seguito dalla culla alla croce. Vi ho seguito anche al sepolcro e sono asceso su questo monte. Dove andrò io ora? Dove andrò se non in cielo con voi? Deh, prendetemi con voi in paradiso, voi che siete il mio amore, la mia vita, il mio tutto. Dette queste parole, piegò il capo e il cuore per la veemenza dell'amore e per l'impeto del desiderio di congiungersi al suo amore eterno. Cessò di battere e l'anima volò nell'amplesso dell'amore eterno di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.